lazım. Şunu da al, ben hele alayım da. Hello. Siamo a Lempuyang, una tappa fondamentale per chi si reca in visita a Bali. Si chiama Porta del Paradiso. È una delle quattro porte del Tempio ed è alta ben 4 metri, alle cui spalle si affaccia il vulcano Agung. Deve il suo nome al fatto che c'è una visuale meravigliosa sulle campagne circostanti che si presta a scatti fotografici memorabili. Un'antica leggenda vuole che per raggiungere il tempio e la sua porta sia necessario non lamentarsi mai della fatica, immergersi nell'atmosfera spirituale che lo circonda e osservare un atteggiamento di profondo rispetto per il luogo che si sta visitando. Oggi giornata relax, ci trasferiamo da Bali a Nusa Penida, l'isolotto a sud-est di Bali. Dal porto di Sanur partono i traghetti, in circa 45 minuti si arriva a destinazione. Ora ci troviamo a Crystal Bay. Nusa Penida è un'isola con scarsa infrastruttura turistica. Chi viene qui è perché vuol vivere a contatto con la natura incontaminata. Ci troviamo a Diamond Beach, famosa per le sue bellezze naturali, formazioni rocciose dalle forme spettacolari, sabbia fine e mare cristallino dalle varie gradazioni di blu. Oggi a pranzo, piatto tipico balinese, riso fritto con pollo e verdure. A Nusa Penida c'è una graziosissima casa sull'albero da cui è possibile fare delle foto panoramiche molto belle. Certo, si fa un po' di fatica a scendere tanti scalini, ma soprattutto a salire.